voi altri non parlo. Lo dica il giudice. La motocicletta è di un certo Mario. Mario come? Parla. Non lo so come fa di cognome. Vabbè, ma dove abita? Sulla Tuscolana, vicino al cavalcavia. Sì, ma che mestiere fa? Sarancio. Beh, ma sul cavalcavia è un po' troppo poco. Come faccio a trovare uno che si chiama Mario? Basta che dite quello che fa la comparsa alle veste. Lo conoscono tutti. Andiamo. E mo' con sta soffiata mi sono dato una ripulita. Allora, chi è stato a ridurti così? Due sbirri. Quelli? No, altri due. Mi hanno menato e se ne sono andati a razzo, appena gli ho detto di tirare la moto. Però erano due poliziotti strani. Niente, di là non c'è nessuno. Allora, signora, dov'è Mario? Se non lo sapete voi che ve lo siete bevuto. Noi non l'abbiamo arrestato, signora. Quante volte glielo devo dire? Beh, che è stato. Sono venuti due e l'hanno imbarcato. E mo' che volete da noi? È chiaro che qualcuno ci ha preceduto. Prima dal meccanico e poi qui. I carabinieri. Vabbè, portami in questura, va. Ci vediamo dopo. Andiamo, signora, vi scannazziamo gratis. E vorrei vedere... Mo' pagamo pure, banda dentro. Andiamo, andiamo. Avanti, su. Oh, e andiamo. E metti giù le mani. Ma se può sapendo, cacchio, mi state portando? Ma che sei, dalla squadra sordomuti? Te fammi paura con tutte queste stronzate. Ora se vuoi puoi dire una preghiera. Ma che state a fare? Ma che mi fate? Che mi volete fare? No, non mi fate! No! 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 Marco! Di conti in piena regola. Devono avere sparato in 5 o 6 con delle pistole calibro 9 lungo. Sembrerebbe un'esecuzione in piena regola, come una volta. Lei sarebbe un nostalgico della pena capitale? Ah, io mi occupo solo dei delitti. Le pene non mi riguardano. Ma, scusi, lo ricorderà anche lei, ma qualcuno ultimamente in Italia si è dichiarato favorevole al ripristino della pena di morte. Lei ha un'idea precisa, commissario? Ma no, niente di preciso, soltanto vaga, ma... Certo che tutto questo puzza molto di fanatismo. Beh,
sarebbe una spiegazione almeno fantasiosa. Forse quel poveraccio si preparava a tradire i compagni e gli hanno chiuso la bocca. A Roma? Sembra strano. E poi non è nello stile della malavita romana. Autonove ricevuto, autonove ricevuto. Passa. Allora? Sta scappando con la ragazza, è su una motocicletta rubata. E dove l'hanno segnalato? Zona Euro. Fermati! Guarda che mi porto! Fermati! Sono Bertone. Attenzione ragazzi, voi sapete chi è quel tale. Abbiamo tutti gli occhi addosso, non possiamo sbagliare. Seguitelo sempre ma senza stringerlo troppo. Noi intanto prepareremo i posti di blocco. Si dirige verso lo cliente, il traffico aumenta. Se ci capita l'occasione, capo, che facciamo? Cerchiamo di bloccarlo. Senza fare uso delle armi. Neanche se spara? Neanche se spara! Fermati, tanto è inutile! Zitta! Stiamo viaggiando sulla via del mare, all'altezza del 10° chilometro. Sta andando dritto dritto ai posti di blocco di Ostia, ma non lasciategli mai la ruota. Guarda che se piglia il cavalcavia, ti viene proprio in bocca! Momento di beccarlo, altrimenti siamo fottuti. Ci stiamo addosso! Fermati! Ormai sei fregato! Lo dici tu! Dalla quale risulta che l'eminente personaggio intervistato non è altri che lei. L'ex questore Stolfi. Ho fatto anche un'inchiesta sui soci del circolo. Risulta che la maggior parte sono ex poliziotti in fama di duri, che hanno avuto noie per sevizie, abuso di potere, manipolazione di prove. Complimenti, è quella che si direbbe una brillante operazione di polizia. Allora proceda pure. In nome della legge, la dichiaro in arresto. Peccato, mi dispiace. Un uomo giusto dalla parte sbagliata. Qualcuno sa che lui era venuto qui? Nessuno. Bene, bene. Ho trovato anche il dossier. Ma faranno un'inchiesta a fondo questa volta? Oh, no, non ci pensare. Sta tranquillo, so io come devo manovrare. Peccato comunque, perché era un uomo in gamba. Ah!
Laga, presso Cerpantano. Brigadiere, andiamolo dalla centrale. La perquisizione ha dato esito negativo. Nei cassetti della scrivania di Bertone nessuna traccia di quel dossier. Né altrove, neanche a casa sua. Ma è impossibile. Non si possono perdere documenti di quell'importanza. Infatti è impossibile. Ma allora qualcuno deve averli rubati, distrutti. Qualcuno chi? Dovrei pensare che qualcuno lo tradiva. Lei non lo pensa? Io non posso solo pensare, io ho bisogno di prove. Perché la morte di Bertone non è già una prova, la prova di tutto? Purtroppo Bertone non può più parlare. Ricciuti. Oh, eccellenza. Scusi una parola, mi hanno detto che lei sta collegando quell'assurda storia dell'anticrimine con la morte del povero Bertone. Ma che scherziamo? Beh, potrebbe essere un orientamento. Ma andiamo, Ricciuti, andiamo. Ma quale orientamento? Lei ha davanti a sé una bellissima carriera, ma che davvero davvero se la vuol giocare per sostenere queste fesserie? A meno che quelle che lei chiama fesserie non siano suffragate da una intima e sempre crescente persuasione, che in questo momento è diventata convinzione assoluta. Ma sul fascicolo che ci scrive Ricciuti? Procedimento contro chi? Contro chi? Contro chi, eh? Per ora contro ignoti. Ma ritengo che presto il fascicolo si coprirà di nomi e di cognomi. Non voglio impedirle di andare per la sua strada, ma porti molte prove a sostegno. Le conosco, le esigenze processuali, eccellenza. Buona fortuna. Grazie. Come dottor Stolfi? Può passare domani mattina alle 10 nel mio ufficio? Naturalmente.